Benvenuti a Di Sabato, siamo alla mossa, pronti via, tra poco andremo ai tavoli del Liberamento Osteria per i nostri ospiti, ma prima i servizi d'attualità. E primo punto, la perla della settimana. A indagare come commissione parlamentare sui casini, diciamolo pure tra virgolette, delle banche italiane sarà Pier Ferdinando Casini. Come dire, socio di Caltagirone, genero di Caltagirone, che è stato vicepresidente del Monte dei Paschi fino al 2012. Dice non è più genero, perché, ma che c'entra? In quegli anni lì si sposò in comune, eccetera, eccetera. Pier Ferdinando Casini, presidente della Commissione parlamentare sulle banche, è la ciliegina sulla torta. Ascoltiamo il commento di Letizia Giorgianni, presidente dell'Associazione Nazionale Vittime del Decreto Salvabanche, giornalista, che opera fra l'altro in terra di Siena. Vediamo. Allora, in realtà il problema è questo, che ancora sulla questione banche il governo è in grave difficoltà. L'abbiamo visto con le quattro banche, adesso lo stiamo vivendo e lo vedremo con ancora più chiarezza con il Monte dei Paschi, la cui posizione di tanti obbligazionisti ancora non è assolutamente definita e non è chiaro. Molti sono rassicurati dal fatto che in qualche maniera lo Stato ha fatto da garanzia, però è tutto da vedere, bisogna capire poi alla fine quanto rimarrà in mano agli obbligazionisti dei propri investimenti. Quindi con l'ultima battuta, che è la commissione d'inchiesta, c'è la chiara evidenza di insabbiare tutto, anche perché il governo è assolutamente incapace di gestire quella che è una crisi assolutamente devastante del sistema bancario, iniziata con l'azzeramento dei risparmiatori delle quattro banche. Questo ha portato tanti altri risparmiatori a disinvestire, appunto per paura dei nuovi provvedimenti del nuovo regolamento europeo, il bail-in, e quindi ovviamente a indebolire le banche. Bene, adesso vediamo gli sviluppi di quella parte dell'operato della magistratura che riguarda l'accertamento della questione dei derivati in merito alla contabilizzazione del bilancio della banca. Qui sono al centro dell'azione dei processi l'ex presidente Alessandro Profumo e l'ex amministratore delegato Fabrizio Viola. Si va avanti, 200 parti civili in campo, i legali di Viola e Profumo devono decidere se passare attraverso il rito abbreviato oppure andare a dibattimento. Vedremo, sono problemi loro. È interessante vedere come questa accoppiata, che soprattutto un certo establishment cittadino ha elogiato per tutti gli anni della loro presenza, come verranno giudicati. Il servizio è di Susanna Guarino. Sono circa 200 le parti civili ammesse nell'udienza preliminare a carico di Alessandro Profumo, Fabrizio Viola e Paolo Salvadori, rispettivamente ex presidente, ex amministratore delegato ed ex presidente del collegio sindacale di Banca Monte dei Paschi. Le parti civili sono quasi tutti azionisti ed ex azionisti dell'Istituto Toscano, che da sempre si battono per essere riconosciuti come parte offesa. Gli ex vertici del Monte dei Paschi sono accusati di aggiotaggio e falso in bilancio per una presunta contabilizzazione non corretta dei derivati Santorini ed Alexandre nei bilanci dal 2011 al 2014. Viola e Profumo, che sono stati vertici della banca dal 2012 al 2015, ricoprono oggi incarichi di responsabilità e di emanazione pubblica. Il primo è amministratore delegato di Leonardo, ex Finmeccanica. Il secondo è stato recentemente nominato commissario delle banche venete, finite quest'estate in liquidazione coatta amministrativa. Gli azionisti comunque non erano gli unici ad aver richiesto l'ammissione come parte civile, ma il GUP Alessandra Del Corvo ha invece escluso altri aspiranti. Lo scorso maggio i PM avevano chiesto anche l'archiviazione per Profumo, Viola e Salvadori, ma il GIP di Milano, Livio Cristofano, ne ha poi disposto l'imputazione coatta. Nell'udienza di venerdì il GUP ha disposto la riunificazione del procedimento nei confronti di Banca Monte dei Paschi, indagata in virtù della legge 231 del 2011 sulla responsabilità amministrativa degli enti, a quello che vede coinvolti gli ex vertici. Inoltre l'avvocato senese Falaschi, insieme a pochi altri legali, hanno richiesto che i PM milanesi contestino anche l'articolo 640 bis, e cioè la truffa contrattuale, per aver richiesto ed ottenuto aiuti di Stato con i Monti Bond senza averne diritto per la mancanza di fondi
visto che mancavano dal bilancio gli stessi 5 miliardi di Santorini ed Alessandria. I PM di Milano per il momento non hanno provveduto a contestare anche questo delitto ritenuto più grave e concorrente con gli altri due già contestati. Il procedimento è stato rinviato al 10 novembre prossimo e in quell'occasione Monte dei Paschi si costituirà anche come responsabile civile, dopo che le parti civili sono state autorizzate a citare la banca anche in questa veste. E non è escluso che si possa procedere all'interrogatorio in aula dei tre imputati. I legali di Profumo, Viola e Salvadori hanno infatti dato la disponibilità dei loro assistiti ad essere sentiti. Inoltre le difese stanno valutando la richiesta del rito abbreviato, che determina la riduzione di un terzo della pena e che prevede di avvalersi solo degli atti processuali già facenti parte del fascicolo, abbreviando così di molto i tempi per la conclusione dell'iter processuale. Il caporalato in agricoltura non è una novità, già inchieste della magistratura fiorentina avevano sfiorato i nostri territori, il Chianti in particolare. Beh, adesso c'è un'inchiesta della Procura di Siena che ha approdato a scoprire un giro di caporalato nelle campagne nostre al confine con quelle grossetane, un caporalato che significava in realtà una sorta di schiavitù. Un'indagine importante della Procura della Repubblica di Siena, anche dal punto di vista dell'impatto sociale che un'inchiesta di questo tipo può avere. Siamo veramente con questa inchiesta entrati in una delle piaghe dei nostri tempi, il caporalato, che significa riduzione in un circuito di schiavitù del lavoro di chi è debole e viene magari da altri paesi. Il servizio. Nelle prime ore del mattino i carabinieri della compagnia di Poggibonsi con i colleghi del nucleo carabinieri ispettorato del lavoro di Siena hanno eseguito 3 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti stranieri di nazionalità curda responsabili di intermediazione illecita, caporalato e sfruttamento del lavoro. L'indagine aveva tratto origine da un esposto presentato nel mese di febbraio scorso da un cittadino di Radda in Chianti che dopo un incendio che si era verificato in un edificio aveva segnalato le precarie condizioni alloggiative di alcuni stranieri sistemati in un fatiscente appartamento in località Palagio di Radda in Chianti. Le indagini coordinate dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siena Salvatore Vitello e dal sostituto Nicola Marini consentivano di documentare effettivamente le pessime condizioni di vita di circa 40 operai, risultati dipendenti di una società di intermediazione con sede nella provincia di Grosseto, sottoposti tutti ad orari di lavoro estenuanti. Gli operai venivano accompagnati con numerosi furgoni sui luoghi di lavoro e costretti a sostenere faticose attività agricole oltre gli orari contrattualmente concordati. Nel corso dell'indagine venivano individuati 2 ulteriori appartamenti a Castellina in Chianti e a Vaglialli, utilizzati come dormitorio. Dai documenti sequestrati è emerso che gli operai erano retribuiti solo per una parte delle ore di lavoro realmente effettuate e non erano rari gli episodi di maltrattamento. All'interno delle squadre di lavoro organizzate si era venuta a creare una consolidata gerarchia di disparità di trattamenti economici a seconda delle etnie dei componenti delle squadre stesse. Le vittime erano anche costrette a trattenute sullo stipendio come corrispettivo dell'acquisto degli strumenti di lavoro che utilizzavano. Nello stesso contesto e per gli stessi reati sono stati indagati ulteriori 3 persone. La società alla quale fanno capo tutti gli indagati è stata sottoposta per ordine della magistratura senese a controllo giudiziario da parte di un commissario specificatamente nominato. Condizioni di abitabilità molto degradanti, condizioni di lavoro pessime perché impieghi diciamo oltre misura rispetto agli orari normali, poi oltre all'impiego anche come dire, una sorveglianza, una vigilanza molto invasiva, sono tutta una serie di indicatori che sono previsti espressamente, questo è previsto in maniera analitica dalla norma e sono state nel nostro caso tutte riscontrate. Procuratore, qui si parla di stranieri che sfruttano stranieri. Beh, è proprio così, sì, stranieri che sfruttano stranieri. Cioè, no, voglio dire, non è che sia prerogativa nazionale quella dello sfruttamento del lavoro, chiunque, o è cittadino, o è straniero, certo lo straniero ha più facilità forse, nel senso che riesce a entrare più in sintonia con gli stranieri della propria regione, ma questo può succedere. Può succedere sempre perché il reato lo commette chiunque e chiunque può essere, sia il cittadino che lo straniero.
Bene, il momento del pastone politico adesso, che vede in campo il nostro Orlando Pacchiani. Però prima di darti la linea, Orlando, ti voglio far vedere, andiamo un po' con la camera a vedere questa immagine alla Costarella, dove vediamo un bel movimento politico, insomma vediamo Pierluigi Piccini con il suo presidente, il comitato promotore della candidatura, Enrico Pinto. Beh, non è una notizia, è una circostanza, un'immagine, ma adesso le notizie ce le dai tu dalla redazione. Orlando Pacchiani. Buongiorno Daniele, a te e ai tuoi ascoltatori. La settimana che si apre sarà importante, vedrà dei passaggi molto importanti in vista delle elezioni del prossimo anno. La prima scadenza è lunedì, fra due giorni, quando il PD registrerà le candidature ufficiali alle segreterie dei propri congressi, dal provinciale al comunale. Se sul provinciale si potrebbe profilare la candidatura di Massimo Bernazzi, un ex sindaco di Monte delle Garbe, amministratore del gruppo Montepaschi in passato, e potrebbe essere la candidatura di sintesi famosa chiesta dall'inviato del ministro Lotti ai contendenti senesi. Sul fronte del congresso comunale le partite sono ancora aperte, da Ginevra La Russa, Simone Vigni, Roberto De Vivo, probabilmente la sua candidatura non ci sarà, ma insomma il quadro è molto complicato. Tutto questo per dire che è molto complicata anche lo scenario elettorale, perché alla fine il congresso PD, al di là di essere una manifestazione democratica di un partito da seguire giustamente con attenzione, è però propedeutica in maniera importantissima alla candidatura a sindaco di quello che a tuttora è il partito di maggioranza, la coalizione di maggioranza, il partito che guida la coalizione di maggioranza in città. Il sindaco Valentini ha da tempo messo sul piatto la propria ricandidatura, si è detto disponibile anche a fare le primarie, ricordando che non è esattamente una prova di fiducia da parte di un partito far fare le primarie a un sindaco uscente, è una forma di sfiducia del mandato appena concluso. Comunque sia, lui è pronto a correre, però c'è un problema, che per esempio ci sono molti consiglieri comunali che si sono già pubblicamente espressi in maniera sfavorevole al suo mandato bis, sono partiti Porcellotti, Nesi e Bufalini, poi sto passando da Bruttini, Persi, Ronchi con un comunicato di un paio di giorni fa, lo stesso Simone Vigni e probabilmente altri, quindi non c'è esattamente un clima di fiducia per il sindaco Valentini. La domanda da porsi è questa: perché il sindaco si vanta spesso di essere, come dire, un uomo che non ha truppe cammellate a proprio seguito, ma va a cercare la fiducia dei cittadini? Questo è una scelta, però è possibile che un sindaco che all'interno della propria, del proprio partito di riferimento ha così tante voci contrarie non riesce a costituirsi delle persone che sono più vicine a lui e che sostengono apertamente e pubblicamente la sua ricandidatura? Questo sarà un tema che sicuramente entrerà al centro del congresso. Passando sulla sponda dell'opposizione, mercoledì l'avvocato Luigi De Mossi, come annunciato da lui stesso ai microfoni di Sena TV, scioglierà le sue riserve. Molto probabilmente, se non succederanno fatti particolari, potrebbe essere il candidato del cosiddetto listone, ma c'è un punto interrogativo grosso come una casa che riguarda il rapporto con l'Unione Popolare Senese di Eugenio Neri. Ci sono stati dei contatti, degli avvicinamenti, se ne è parlato molto nei giorni scorsi, ma in questo momento le posizioni sembrano più distanti che non vicini. L'Unione Popolare Senese di Eugenio Neri non è entusiasta della compagnia che si è creata intorno al tavolo che sostiene De Mossi, che sosterrà molto probabilmente De Mossi, e potrebbe stare fuori con un gesto anche per certi versi clamoroso, perché è il candidato che più di ogni altro nella storia repubblicana ha insidiato, diciamo, la vittoria del candidato del PD, insomma, e quindi del PD o comunque dei partiti di un'alleanza di sinistra, e quindi la mancanza di Eugenio Neri a sostegno di questa prospettiva sarebbe sicuramente un colpo non facilissimo da assorbire per il cosiddetto listone. Ultimi due flash sulla settimana che viene: si avvicina il momento del svelamento delle sedi elettorali di Pierluigi Piccini, l'ha annunciato una settimana fa
in questa trasmissione a Daniele Magrini. La sua prima lista si chiamerà Per Siena, forse ne arriverà anche una seconda a sostegno, avrà due sedi elettorali in città aperte, diciamo, a tutti i cittadini, e questa sarà sicuramente una novità da seguire con attenzione. Ultimo flash: cittadini di Siena, lunedì passato si è riunita per la prima volta in maniera così organica in vista delle prossime elezioni. Visto che in tanti guardano al risultato del 2013, giova ricordare che cittadini di Siena nel 2013 ottenne il 6,5% delle elezioni con oltre 1600 voti, tra Tucci candidato sindaco, Romolo Semplici, Enzo De Risi, che adesso è consigliere comunale, potrebbero rappresentare comunque un elemento di cui tenere conto nel vista delle prossime elezioni. Andranno da soli, seguiranno una prospettiva d'alleanza, oppure, come molti dentro quel movimento dicono, potrebbero rivolgersi anche al Movimento 5 Stelle, che è una prospettiva di un'ipotesi di alternativa che, come sappiamo, non avrà altre liste in coalizione, ma potrebbe riuscire a ottenere il sostegno di associazioni e movimenti in maniera esterna. Vedremo nei prossimi giorni, insomma, si cominciano a dipanare molti dei nodi delle prossime elezioni amministrative. Buona giornata. Okay. Bene, grazie a Orlando Pacchiani per il suo aggiornamento politico settimanale. Io faccio vedere subito l'ospite, anche perché, insomma, è opportuno farla vedere, non per soliti stereotipi, ma perché è davvero una bella ragazza. Grazie di essere qui. Grazie a voi. Ginevra La Russa, ma sono molto contento che ci sia una donna, una giovane donna, un under 30 assolutamente, anche under 25? No, under 30. Under 30, l'ha detto come se fosse anziana. Ginevra La Russa, che si candida per guidare il PD a Siena. Non è acqua da occhi, ne parleremo tra poco, però andiamo a sentire una sorta di convitato di pietra in questi mesi di anteprima della campagna elettorale. Il candidato presente ma assente, Luigi De Mossi. Bisogna aspettare il 4 di ottobre, in cui scioglierò le mie riserve in un senso o nell'altro, quindi valuterò se fare una campagna elettorale attiva, nel senso di fare il candidato per uno schieramento, oppure se farò comunque la mia parte come elettore, come ho sempre fatto peraltro nella mia vita. Io per carattere, questo sia che decida in un modo o nell'altro, perché ancora, ripeto, la mia riserva la scioglierò il giorno 4, io credo che è necessario essere inclusivi e non esclusivi. In questo momento c'è bisogno di solidarietà, di coerenza e soprattutto di una coesione forte della città. Quindi in questo senso è chiaro che le varie anime, le varie persone, i vari modi di pensare possono creare delle complicazioni, ma sono complicazioni che devono essere risolte nel quadro del superamento degli interessi particolari o anche delle visioni particolari della politica, per aiutare Siena a uscire da questo baratro. Bisogna rimettere Siena sulla carta geografica non dell'Italia ma dell'Europa. È stata estirpata dalla carta geografica dell'Italia e dell'Europa, e noi dobbiamo necessariamente, tutti noi, sia che facciamo professionisti, sia che ci interessiamo come elettorato attivo o passivo, fare questo sforzo. Cedere le nostre idee soggettive più o meno particolari per arrivare a risollevare la città. Bene, in sostanza, appuntamento al 4 ottobre, sentiremo De Mossi. Ieri ha presentato questo libro, non c'entrava niente con la campagna elettorale, però evidentemente molto curiosità intorno a lui, perché alla Suvera dei Rozzi c'era davvero tanta gente. Ginevra La Russa. Eccoci. Allora, l'identikit lo faccio breve, insomma. Esperienza politica che nasce sull'onda dell'entusiasmo renziano, no? Sì, Matteo, corretto. Renzi. Un legame politico di affinità con quella parte del renzismo senese che afferisce a Stefano Scaramelli e a tante altre persone, sì, a Siena e provincia. Un'esperienza a questa, correggimi se sbaglio, scuola di formazione sì. Che è stata per te molto importante. Quindi da questo mix, la formazione politica all'ombra di Renzi, il mix con Stefano Scaramelli, le idee quindi di un PD evidentemente che tu aspichi diverso, la voglia di candidarti, è così? Sì, giustamente. Soprattutto anche dopo il
purtroppo il tentativo fallito di una candidatura unitaria, che sarebbe stato, diciamo, la soluzione anche migliore per la città, soprattutto in vista delle prossime amministrative, sarebbe stato proprio un atto di responsabilità. Purtroppo il piano non è andato a buon fine e vedendo sempre quelle solite persone che sono anni e propongono da anni la stessa politica, che purtroppo ha dimostrato di essere fallimentare in questa città, sì, e ringraziando la scuola di formazione che dal punto di vista intellettuale e morale mi ha fatto crescere moltissimo, ma come me gli altri 400 giovani che siamo stati scelti su una base di 1000 ragazzi di partecipare alla scuola di formazione, ha contribuito proprio anche alla crescita di me stessa, tanto che ho fatto anche un'esperienza lavorativa per un anno all'estero, dove ho maturato, anche quando sono tornata, l'amore per la mia città di sdebitarmi con quello che comunque hanno investito su di me, la mia provincia, voglio sdebitarmi per la mia città. E quindi impegnarti in politica. Impegnarmi come segretaria. Lo sai che ti aspetta, cioè il PD senese frammentatissimo, anche nelle componenti renziane, per ora in ballo 2-3 candidati anche del mondo renziano. Poi lunedì ultimo stop, ultimo, no? Stop, sì. E poi raccolta delle firme. La raccolta delle firme va consegnata lunedì. Senti, chi la raccolte sarà il candidato. E chi non se ne sta a casa. Sì. Senti, ho visto sul tuo profilo Facebook che hai salutato anche positivamente invece sul fronte della segreteria provinciale la discesa in campo, non so come candidato unitario o meno, di Massimo unitario per i renziani, sì, Massimo Bernazzi. Sì, prima perché è una persona che stimo molto dal punto di vista come personaggio politico e anche come conoscenza comunque della provincia e anche del territorio senese. Giustamente uno potrebbe dire perché una ragazza giovane sostiene un candidato un po' più anziano in Laccogliani, dai, anziano. Sì, un po' più, con qualche anno in più. E secondo me a Siena oggi serve una spinta diversa, proprio un'aria nuova. E questo lo può fare, sinceramente, non dico di essere io da sola che ci posso riuscire, perché ovviamente no, non ho nemmeno la modestia per dire ciò. Nemmeno Renzi, guarda, nemmeno Renzi ci potrebbe mettere mano per riuscire in qualcosa. Ma infatti nella squadra che io ho in mente ho anche persone più di esperienza che sono comunque fuori da quel groviglio che così tanto ha rovinato questa città, e vorrei costruire insieme a queste persone un modello di Siena, un modello soprattutto per andare forti e vincenti, con idee nuove che amano la città, verso anche le prossime amministrative. Massimo Bernazzi invece la sfida per la provincia secondo me è una sfida diversa, perché abbiamo anche tutta la provincia è complessa, è una persona che già la conosce, può essere quel punto di riferimento in più in questi mesi difficili, anche andando comunque verso le elezioni politiche, che è un altro punto molto importante che si aspetta. Fra l'altro, guarda, io, sai, in questa trasmissione esprimo anche delle opinioni, la faccio anche ora, guarda, lo faccio molto volentieri, perché io lo so che Massimo Bernazzi verrà etichettato come appartenente alla vecchia politica, come amministratore di una società del monte, come una sorta quindi di roba vecchia che viene tirata fuori dal cassetto. E qui lo dico subito, no. Massimo Bernazzi è soprattutto una persona in gamba, una persona per bene. Dico le opinioni spesso contrarie al PD perché lo ritengo il perno dei disastri di Siena, per un esponente del PD mi sbilancio e dico Massimo Bernazzi, grande persona per e me. Soprattutto oggi lo fa davvero con tanto amore e passione. Non per credo che partito. Cerchi una poltrona, insomma. Assolutamente no. E lo fa davvero con l'amore per questa città e per questa provincia. E questo sindaco Valentini che facciamo? Allora, ora non dico niente, naturalmente il problema no, è qualcosa stato... devi dire, ovvio dici niente, dicono tutti. Qui c'è un comune... Vabbè, insomma, vabbè, dai, parla allora, te. Allora, è stato giustamente il sindaco di una fase molto difficile e complessa per la città e lo ringraziamo per questo, perché alcune cose... come anche il risanamento del bilancio ne va fatto merito, però quella fase è finita, ora c'è bisogno di nuove idee, di un programma che guardi almeno a 10 anni per la città. Non possiamo guardare al domani, dobbiamo guardare al futuro di questa città. Sarà che la mia generazione è quella che non l'ha vissuto, che l'ha vissuto in maniera adolescenziale il benessere, perché comunque quando io ero, da quando sono, diciamo, più adulta nel mondo del lavoro, era già finito il benessere di questa città. E quindi noi della mia generazione ci siamo dovuti rimboccare le maniche, lavorare e accettare anche i vari contratti più precari possibili. E quindi c'è questa voglia di vedere davvero un'idea per un futuro, ma che sia anche
un movimento riformista, progressista, democratico e civico, che fondi veramente sulla base civica di questa città, che in questi anni purtroppo è mancata. E quindi di andare avanti con gente nuova, ma non dico solo il sindaco, tutta una nuova classe dirigente deve essere presente. Ma dici anche presente. Il sindaco? O anche, il sindaco. Proprio tutta la nuova classe dirigente. Ecco, senti, un'ultimissima cosa. Quando è stata acquistata Antonveneta, 10 anni fa ormai circa, tu eri alle scuole medie o alle scuole superiori? Alle superiori. Alle superiori, però non ci ha messo mano sulla no. Sono figlia di un sindacalista, ma era sindacalista in Banca Toscana, quindi nemmeno le cose della Boschi, esatto, di Caro Banca Etruria. No, mi dispiace, anche in famiglia non ho nessun legame col Monte dei Paschi. Grazie a Ginevra La Russa. Grazie. Vedremo se poi lunedì, come dire, sarai nei blocchi di partenza, perché appunto è lunedì 2 la sì. Scadenza per le firme. Grazie ancora. Il commento di Senio Sensi. Buonasera. 2 giorni fa ho assistito ad una riunione di politici e di tecnici su un tema, direi, ostico già nel titolo: nuovo piano operativo e variante di aggiornamento al piano strutturale. In poche parole si tratta di ciò che riguarda la città come insediamenti commerciali, edilizia abitativa, recupero di contenitori dismessi e piano urbano della mobilità sostenibile, cioè strade, auto, moto, bici, eccetera. Tema, come dicevo, complicato, che prepara le basi del nuovo piano strutturale che per legge regionale dovrà essere pronto nel 2019. Era la seconda riunione della specie, circa 60 presenti, molti addetti ai lavori, eccetera, messa in piedi forse per rispondere a chi ha detto e scritto che sul tema la Giunta Naviga a vista non è troppo attiva in materia. Al contrario, altri criticano l'amministrazione comunale perché non è così chiara sul da farsi. Difficile capire l'esatto valore degli studi sin qui effettuati. I tecnici si sono limitati a fornire dettagli su leggi e passaggi. Il sindaco ha detto qualcosa di più. Intanto che a giorni inizieranno contatti con le categorie interessate, associazioni, professionisti. Si sapeva che era stato abbandonato definitivamente il megaprogetto dello stadio nella cosiddetta città dell'Arbia. Poi ha aggiunto che non si prevedono aree di nuove costruzioni, quanto invece si tende al recupero di contenitori che rischiano il totale degrado. La città non è in crescita, è stato detto, lo sappiamo bene, e questo non è certo un vanto. Si parla di un nuovo dipartimento di medicina vicino alle scotte e, in linea con le disposizioni regionali e nazionali, il perimetro di intervento sarà molto contenuto. Certo, non sono certo anni del grande sviluppo, aggiungiamo noi, tutt'altro. La formula sarà quindi meno consumo del territorio, ma su questo tema sembra che le opposizioni non siano d'accordo. E poi tutela paesaggistica e modesto intervento sulla viabilità. Ripensare la zona commerciale di Massetana Romana, perché è stato detto, è poco funzionale in quanto costringe i fruitori a troppi spostamenti al suo interno. Insomma, per Valentini le idee, la filosofia, il taglio ci sono, ma va riempito di contenuti e con progetti realistici, forse facile. Seguirà un atto di adozione, a questo si limiterà il ruolo del Consiglio Comunale, e così la nuova amministrazione avrà le carte in regola per dar vita ad un nuovo piano strutturale. Il precedente era quello dell'amministrazione Cenni Minuti e si dice avesse molte lacune, tra cui il gigantismo e certe opere tuttora bisognose di costose manutenzioni. Molto, ma molto più indietro, è il piano urbano della mobilità sostenibile. Sia l'assessore Maggi che il tecnico incaricato hanno fatto affermazioni di principio della serie «metteremo l'uomo al centro del progetto». Novità.
Stiamo facendo rilievi per capire la mobilità degli automobilisti. Beh, insomma, un po' tardino. Più ferrovia. Teniamo conto del Millennium Generation. Che vuol dire? Troppi corrieri in centro per colpa dell'e-commerce. Ma questo è un problema così grave. Vabbè, facile concludere che anche questo importante, tema fa parte della ormai cattiva campagna elettorale, cattiva, attivata, cattiva campagna elettorale, con critiche all'amministrazione, anche da parte di chi la dovrebbe invece sostenere. La città ha bisogno di interventi strutturali, ma per molti il tema più importante è un altro, e si capisce quale. Se il populismo avanza, sappiamo anche di chi è la colpa. Chi governa invece ha il dovere di governare fino all'ultimo minuto. E la città capirà. Se volete, ci vediamo la settimana prossima. Eccoci tornati, allora al tavolo qui della Liberamento Osteria in Piazza del Campo, sotto uno splendido sole, Michele Pinassi, Buongiorno. rappresentante di 5 Stelle, reduce dalla Italia 5 Stelle a Rimini. A Rimini c'era questo Bellissima sole, kermesse, clima fantastico, Michele. Avete fatto anche il primaverile, bagno? siamo allora no. Ah. Però ci siamo divertiti molto, è stata veramente una bella esperienza. Vabbè, una bella esperienza che ha determinato il leader Di Maio, poi vabbè, ognuno Beh ti dà sì, c'è le stata primarie, l'acclamazione, mettiamola così. 30.000, però il leader c'è ora, no? Più che altro c'è il punto di riferimento, c'è una persona che si è presa la grande responsabilità di guidare, in qualche modo di rappresentare il Movimento 5 Stelle nella tornata elettorale che ci vedrà ovviamente protagonisti a febbraio. Tu parli ovviamente delle politiche in questo Certamente. senso, e fra l'altro Di Maio appena eletto, diciamo, appena si è messo nel nuovo ruolo, ha detto anche una cosa che a me parece una grande novità, cioè non sostanzialmente, poi correggimi, non potremmo non pensare a future alleanze di governo, non preelettorali, di governo, è così? Sì, ma credo che non sia di fatto una novità, nel senso che noi non abbiamo mai negato la volontà comunque di percorrere dei pezzi di strada insieme a tutte le forze politiche che ovviamente aderiscono ai nostri principi. Ci sono tantissime, questioni con le quali si può lavorare insieme anche ad altre realtà, ad altre forze, ad altri partiti, ad altri movimenti. Quindi non vedo perché dovrebbe essere preclusa la possibilità di fare qualcosa per i cittadini, per il paese, insieme ad altri che siano disposti ovviamente ad, diciamo, percorrere con noi un percorso verso un obiettivo comune e condiviso. Ecco, la domanda successiva, riferita invece al successivo appuntamento, quelle delle amministrative, Siena compresa, potrebbe sfociare in un ulteriore passo di dire, ragazzi, sdoganiamo il fatto che i 5 Stelle devono andare a soli, ogni, come dire, gruppo dei 5 Stelle nelle varie città certifica, sceglie eventuali compagni di strada e poi andate avanti. È immaginario. No, non è immaginario. A questo punto tutte le realtà sono possibili, anzi, per certi versi, in certe situazioni lo faremmo anche volentieri, ovviamente, fermo restando che si parla di soggetti che comunque condividono i nostri principi, Certo. condividono la nostra visione e soprattutto che non hanno alcun tipo di problema con i quattro pilastri, diciamo, fondanti del Movimento 5 Stelle: non aver avuto condanne penali, massimo un mandato amministrativo elettivo, non essere iscritti ad alcun tipo di partito Certamente. e quello di non ora mi sfugge al momento che Vabbè, me ma lo insomma, ricordo, poi te lo dico. no, ma Comunque tanto sono l'importante è quattro, che ma i tu pilastri sono quattro. con questa Basta risposta, essere cittadini, esatto, cittadini onesti come sono la stragrande maggioranza degli italiani. con questa risposta a me, che non dice lo faremo, dice ma vedremo, te rendi il fine settimana indigesto a tutti quegli altri. Perché tanto tutti quegli altri stanno facendo conti, i 5 Stelle a questo livello non ci arrivano. E se però si allineano con qualcuno, chissà che invece al ballottaggio non ci arrivino loro. Quindi,
weekend rovinato a tutti gli altri competitor. Io pensavo che il weekend si fosse rovinato per l'aumento degli stipendi dei vari CDA delle municipalizzate. Oh, guarda, era la domanda che ti volevo fare. No, che a me francamente varie municipalizzate. Sei Toscana. Non solo, perché cioè, c'è anche la Puglia del Fiora. Ma scusa, ma sei Toscana? Al centro sei dello al centro dello scandalo dell'indagine, rifiuti, sì, poi sì, vedremo. Sì, sì. Ma poi sei al centro dell'indagine. Con quali accuse? Enormi, no? Insomma, voglio dire, con un procuratore della Repubblica che ha detto le cose che ha detto Creazzo a Firenze. Appunto. Sull'indagine sui rifiuti e tutti aumenti lo stipendio. È una cosa indecente. Devo dire, il presidente Roberto Paolini, no ha dichiarato un'assemblea, no. Loro erano, ma questo semplicemente certifica quanto questo sistema di gestione dei rifiuti voluto dal PD regionale, che poi la riforma l'hanno fatta in regione con questa suddivisione della nostra regione in quattro ATO, sia completamente avulsa e lontanissima dai cittadini. Perché una volta, bene o male, con le municipalizzate più o meno locali, più o meno grandi, c'era modo per la politica locale di intervenire direttamente. Adesso Sei Toscana è un soggetto talmente lontano dalle istituzioni che si possono permettere, anche al centro di un'inchiesta grave e pesante come quella in cui si trova, di compiere atti di questo tipo, che sono completamente lontani da qualsiasi ragionevolezza e buon senso, anche il buon senso. Buon senso dell'etica, proprio è la dimostrazione che questo sistema non funziona. Dobbiamo cambiarlo, e che ne dica oggi dalle pagine anche dei giornali il sindaco Valentini, che lui è arrabbiatissimo e ha sbottato. In realtà l'opportunità al sindaco Valentini di alzare la voce anche in consiglio comunale ce l'aveva avuta lui e tutto il PD, che invece hanno votato contrario alle nostre due mozioni in cui chiedevamo di rivedere la gara di affidamento che aveva fatto il Lazio nei confronti di Sei Toscana, la gara che tra l'altro è sotto inchiesta, è sotto indagine, perché ci sembra ci siano dei profili di irregolarità molto pesanti, ma soprattutto di contestare proprio il modo con cui Sei Toscana sta affrontando, sotto il profilo dei costi, che poi è anche quello che interessa di più i cittadini. I costi sono in continuo aumento. No, ma anche i commissari. Sono in continuo aumento. I commissari centinaia di miliardi di euro ogni anno. Ma stiamo scherzando. Cioè. Ma qui siamo alla follia pura. E questo dimostra la debolezza della politica da una parte, che non riesce a impedire cose di questo tipo, e mi viene anche da pensare forse la non volontà della politica di agire in questi settori, perché altrimenti ci sono gli strumenti per intervenire. Perché non intervengono? Queste sono le grandi sfide che noi speriamo veramente, prima con febbraio, dove veramente auspichiamo che si riesca a cambiare il corso del nostro paese. Parli delle elezioni politiche in questo caso. Certo, parlo delle politiche e poi delle successive amministrative, con cui si spera di ridare un nuovo corso alla nostra città, un nuovo modo di concepire la città che ritorni veramente nelle mani dei cittadini, che è quello su cui oggi più la città soffre, ovvero si sente totalmente impotente di fronte alle angherie di queste realtà che ormai sono completamente avulse dal nostro territorio, dalla nostra realtà. Ma io addirittura mi devo sentire in consiglio comunale un assessore che mi dice che chiederà alla direzione, ora qui svio un attimino il discorso, ma l'abbiamo affrontato martedì scorso, chiederà a Siena Parcheggi, che è una 100% municipalizzata, se potrà intervenire sulle tariffe, perché è una società, è comunque una società di diritto privato, quindi deve essere il CDA a prendere le decisioni, ma è una società 100% del comune di Siena. Ma allora, se noi dobbiamo chiedere piacere alle nostre società, dobbiamo chiedergli favori, riportiamola dentro, gestiamola direttamente. Abbiamo tantissimi dirigenti, anche capaci, rigestiamola direttamente noi, così rimoduliamo le tariffe come le desideriamo noi, per andare incontro alle esigenze dei cittadini, e le decisioni a quel punto le prenderà veramente l'organo elettivo della città, e non un CDA di una società di diritto privato che è completamente avulsa dal contesto cittadino. Questa è la realtà delle cose. Ormai i cittadini, purtroppo, con questo sistema non contano più niente, e questa è la cosa che dà più fastidio.
Lo sai che rispetto a questa vicenda, bruttissima, perché l'aumento in queste condizioni dei compensi, sì, no, è veramente bruttissimo. Fa il paio, le vicende sono del tutto diverse, fa il paio con la nomina a presidente della commissione parlamentare di inchiesta sulle banche di Pier Ferdinando Casini, che si è sposato lì in comune con la figlia di Caltagirone, socio del Monte dei Paschi fino al 2012. Vicepresidente del non 2000, Paschi, 2012. E Casini è presidente di quelli che in tre mesi vorrebbe indagare su... No, io veramente... No, guarda. Devo ricordare che fu il primo atto del Movimento 5 Stelle una volta eletto dopo le elezioni del 2013. Il primo atto del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle in Parlamento fu la richiesta della commissione di inchiesta sul sistema bancario italiano, in cui c'è ovviamente anche l'enorme vicenda della Banca Monte dei Paschi di Siena. Ci hanno fatto aspettare quasi 5 anni e alla fine arrivano e se ne partoriscono con questa... Non so neanche come chiamarla, con questa offesa, con questo insulto. Questo è un vero e proprio insulto nei confronti di tutti quei risparmiatori che hanno perso fior di soldi chiamiamoli investimenti, che hanno fatto fidandosi delle banche. Hanno perso i risparmi, gente che ha perso i risparmi di una vita, che finalmente poteva avere un lumicino di speranza con una commissione d'inchiesta che magari poteva identificare le responsabilità, almeno fare chiarezza su quali erano i mandanti, su quali erano i motivi, su quali sono state le motivazioni e anche le conseguenze di questi atti scellerati. No, Pier Ferdinando Casini, che oltretutto come primo atto nella riunione ristretta che hanno fatto con il vicepresidente e il segretario, se non sbaglio Brunetta e non ricordo chi altro, hanno subito emanato un regolamento per tenere il più possibile fuori il Movimento 5 Stelle dagli atti della Commissione, dai lavori della Commissione. Ditemi voi se questo non è un vero e proprio insulto su tutto il popolo italiano, ma soprattutto su tutti i risparmiatori che hanno perso i loro risparmi sul quanto accaduto alle banche. Senti, torniamo alle amministrative, l'ultima domanda è sulle modalità, no? Perché c'è questo, voi siccome siete settari, dicono no, quello che si sente dire, siccome siete settari o si entra nel vostro meetup online oppure con voi non si può dialogare. No, con noi dialogano tutti e noi abbiamo sempre dialogato con tutti, possono testimoniarlo i tanti cittadini che mi contattano, non dico quotidianamente, ma mi contattano molto spesso segnalandomi tanti problemi. Il 90% dei nostri atti in Consiglio Comunale nasce proprio dalle segnalazioni di tanti cittadini che ci contattano direttamente e che poi mi ricontattano magari ringraziandomi perché mi ero preso a differenza di altri. Siamo circondati, attenzione, siamo circondati. Speriamo che non sia da una gita, da una gita no, c'è un sacco turistica. Vabbè, il tempo è bello giustamente, speriamo che portino soldi alla città. Scusa il tuo tempo. No, ci mancherebbe, figurati. Le nostre riunioni, i nostri incontri sono pubblicati su Meetup semplicemente perché è il luogo dove abbiamo modo di pubblicare gli appuntamenti fisici. Ne abbiamo uno anche lunedì sera dopo cena qui nella sala di Palazzo Patrizi, ma le porte sono sempre aperte a chiunque vuole venire, anche solamente ad ascoltare, anche solamente curiosare. Non c'è alcun tipo di vincolo né di problema. Noi siamo aperti a tutti, a tutto, alle idee. Non abbiamo paura del confronto, ci mancherebbe altro. Anzi, noi ci confrontiamo addirittura al nostro interno, come abbiamo anche dimostrato. Meno male, come deve essere. Il nostro è un movimento, non è un blocco monolitico come sono tanti altri. Quindi all'interno di un movimento è anche giusto che su certe tematiche ci sia, diciamo, confronto. Certe volte anche un confronto un po' acceso, ma questo non c'è assolutamente niente di male. Anzi, è un modo anche per crescere tutti insieme e per approfondire meglio alcune tematiche. Quindi, non mi rimane che prendere l'occasione per invitare nuovamente i cittadini a partecipare alle nostre iniziative. Oltretutto ne avremo una molto importante il 12 ottobre. Noi parteciperemo, in realtà non abbiamo fatto niente quando verrà Vecchi a presentare il suo libro su Rossi. Quella è la presentazione del libro di Davide Rossi, presenta lui. Non è un'iniziativa dei 5 Stelle. Immagino presenti. Esattamente, noi abbiamo dato il nostro, come dire, supporto, mettiamola così, perché per noi rimane comunque un atto verrà anche Pesco, un atto simbolo. Pesco purtroppo sarà impegnato, ma probabilmente avremo altri portavoce dal Senato e dal Parlamento. Grazie a Michele Pinazzi di essere stato con noi. Adesso è il momento del commento, Federico Muzzi, il santo.
Buongiorno a tutti. Grandi polemiche intorno al World Tourism Event che è stato effettuato a Siena dal 22 al 24 di settembre. Era un'occasione per Siena per farsi conoscere, per far conoscere le nostre meraviglie da più di 90 espositori venuti da tantissime parti del mondo, ma sembra che qualcosa sia andato storto. E questo non è che lo dicono i blogger o diciamo coloro che sono avversi a questa amministrazione, lo dicono gli espositori e lo dice soprattutto il direttore di questo evento, che lo scorso anno è stato organizzato a Padova e ha avuto circa 20.000 accessi in 4 giorni. A Siena, da quello che ci risulta, sono stati meno di 1.000 e c'è chi mi ha detto che sono stati circa 600. Diciamo che la differenza di numeri si nota ed è importante. Quello che notiamo è anche il fatto che questa amministrazione, in questo caso l'assessore Sonia Pallai, non ammette, diciamo così, la sconfitta. Ma non tanto perché, diciamo, la deve ammettere e spargersi il capo di cenere, ma deve ammetterla di fronte ai numeri e magari fare un mea culpa su quello che gli ha detto anche il direttore dell'evento. E appunto non è una cosa peregrina quella che sto dicendo, perché ci sono i video che avallano quello che dico. Il direttore si è lamentato della scarsa comunicazione in città di questo evento, della scarsa collaborazione con l'amministrazione e dell'evento e il luogo dell'evento che è stato spostato dal Santa Maria della Scala a Palazzo Squarcialupi, diciamo in un luogo poco felice. Queste critiche poi sono state fatte anche sul profilo Facebook dell'assessore Pallai, in cui un espositore si dice contrariato per il luogo dove è stato messo appunto l'evento e si lamenta del fatto che il luogo era sporco e non consono a questa grande manifestazione. Io ho visto le foto dello scorso anno a Padova, il luogo era bellissimo e c'era tantissima gente. Credo che se vogliamo andare verso un turismo migliore, un turismo di qualità che faccia da traino, da volano per l'economia di questo territorio, bisogna ripensare a come accogliere chi qui viene per promuoversi e chi viene qui per visitare la città. Credo che questo sia un dovere degli amministratori e bisogna un attimino smetterla di darsi delle sonore pacche sulle spalle e dire che siamo stati bravi, quando poi le prove diciamo dicono il contrario. Buongiorno a tutti. Bene, nel momento della nostra terza pagina ci alleggeriamo, insomma, rispetto ai toni della politica e all'attualità. Iniziamo con questa bella foto dove si vede Ornella Muti che ha presentato nell'ambito di questo splendido festival che è il Festival Terre di Siena organizzato da Maria Pia Corbelli, il prossimo film in cui il protagonista sarà Ornella Muti e tanti altri, ma saranno soprattutto le terre senesi. Allora, di questo e del festival in genere parliamo con il presidente della giuria del Terre di Siena Film Festival, Roberta Torre, grazie di essere qui. Grazie a voi. Allora, si conclude una settimana esaltante dal punto di vista delle presenze di personalità e personaggi del mondo del cinema, di legame con il territorio. Poi stasera ci sarà la premiazione, quindi lei ora ci dice chi ha vinto. Mi piacerebbe, non possiamo dirlo certo. ancora. Devo dire che è stato per me molto interessante fare questa esperienza, grazie anche a Maria Pia, insomma, che è veramente infaticabile. Quello che posso dire è che abbiamo fatto un festival e abbiamo dato dei premi che vanno dalla più tenera età, perché abbiamo dato dei premi veramente a degli attori esordienti di un'età giovanissima, fino ad arrivare a delle grandissime glorie del cinema italiano, in cui ci sarà anche un premio dato a un grandissimo personaggio del cinema italiano, un grandissimo attore, la cui età sfiora il novantennio. Quindi, insomma, diciamo che abbiamo osservato tutto l'arco generazionale. Ecco, no, poi fra l'altro, diciamo anche da quel punto di vista un pochino più superficiale che piace tanto purtroppo a noi giornalisti, però insomma,
Piero Pelù, Marco Bocci, Ornella Muti a Siena, concentrati nell'arco di pochi giorni, è anche un evento mondano, mettiamola così, via. Ah, sicuramente io penso che Siena meriterebbe questo ed altro, merita questo ed altro, certo. Perché no? Insomma, è chiaro che in qualche modo è una città che ha grossissime potenzialità. Siena il cinema non riesco a immaginarla distante, cioè, mi sembra una città dove potrebbe succedere molto, molto più spesso tutto questo. Ecco, lei al di là del suo impegno in questo momento come presidente della giuria del Terresina Film Festival, il suo impegno nella cinematografia è un impegno forte anche su temi sociali, anche su temi di emancipazione, di diritti eccetera. C'è questo piccolo particolare, diciamo, che il Terresina Film Festival ha scelto anche una dimensione green, no? Voglio sì, dire. Sì, sì, importante. E non è mica molto poco, insomma, vero? Assolutamente. Adesso è molto importante sostenere anche queste iniziative, diciamo, ecosostenibili, il fatto di lavorare sull'ambiente, ma poi più che mai in un territorio come questo, come la Toscana, come il Senese, come dove la natura è prepotente, insomma, importante e va salvaguardata in tutti i modi, e il cinema racconta questa bellezza, racconta questa natura straordinaria. No, io fra l'altro ricordo così, mi viene in mente, insomma, Tarkovsky, no? Con la scelta di Bagno Vignone, San Galgano. L'abbazia è rimasta nell'iconografia della storia del cinema. Esatto. Ci sono dei luoghi che non si possono dimenticare. E credo, ecco, questo legame con il cinema, in cui le terre di Siena fanno da protagoniste, perché non è uno sfondo, nelle pellicole, è importante. Fra l'altro, lo sappiamo, esiste addirittura un turismo da film, no? Cioè la gente va a rivedere quei luoghi che ha visto nei film. Ora lasciamo stare, insomma, New York con le ragazze lì di Sex and the City o il commissario Montalbano, ma credo invece che per un pubblico più attento vedere le terre di Siena al cinema induca a dire voglio andare a vedere, no? Ma indubbiamente ci sono degli scenari, le crete senesi, penso le crete certo. Senesi non hanno nulla da invidiare, insomma, ad altri posti straordinari, insomma, è una delle terre più belle d'Italia, la Toscana e Siena in particolare, dunque il cinema avrebbe tantissimo da dire e da dare. Ecco, alle 19 la cerimonia di premiazione, 19 di oggi sabato, al cinema Pendola, se non sbaglio. No, alla Chigiana. Alla Chigiana, ho sbagliato, il cinema Nuova Pendola è stato il luogo delle proiezioni. E cinema benemerito per anche la programmazione che fa durante l'anno. Che target ha questo festival? È generalista? È solo uno dei tanti festival? Ho visto tantissimi giovani, noi abbiamo anche una giuria di giovani che è molto interessante, che ha dato anche un suo premio, e molto molto affascinati, molto interessati, molto partecipi, li ho visti a tutte le proiezioni, li ho visti commentare, commentare nel bene, commentare nel male, questo è molto bello perché il cinema visto in sala, il cinema che fa vedere i giovani, il cinema che vedono i giovani, non solo sul tablet o sul PC o sul telefono, insomma il cinema è al cinema, anche se adesso sembrerebbe il contrario, sembrerebbe che le sale chiudano, che è diventato tutto difficile, ma il cinema visto nella sala è un'altra esperienza ed è un'esperienza che io vedo che anche ai giovanissimi piace da morire. E convivere con Maria Pia Corbelli in questi giorni com'è? Ah, per me è deliziosa, l'ho trovata deliziosa, è da poco che ci conosciamo sinceramente, però una persona deliziosa, molto appassionata, e solo una grande passione può portare a una tenacia forte. Indubbiamente Siena si merita un festival di cinema e se lo meriterebbe anche molto più grande. È chiaro. Mi sento di ringraziare Maria Pia Corbelli personalmente come cittadino senese, ringrazio anche Roberta Torre ovviamente di essere stata con noi. È il momento della rubrica di Duccio Balestracci e Maura Martellucci, in campo Maura stavolta con il gatto ovviamente. Non ci sono più le mezze stagioni, e questa è una frase che ci ripetiamo continuamente, soprattutto dopo un'estate come questa, nella quale siamo passati dall'avere 40 gradi all'avere 15 o anche meno gradi veramente in pochissimi giorni. Ma è una frase che abbiamo sempre sentito in casa nostra e nella casa di ognuno di noi, la ripetevano i nostri genitori, i nostri nonni, addirittura i nostri bisnonni. Si è scomodato nel gennaio del 1827 anche il grande Giacomo Leopardi, perché erano usciti una serie di articoli di giornali nei quali i giornalisti si chiedevano il perché le stagioni ai nostri tempi siano mutate d'ordine. Leopardi volle studiare al tempo e capire
attraverso testimonianze letterarie, scientifiche, naturalistiche, se veramente, come dicevano i giornalisti, questo era un fatto nuovo dell'Ottocento, oppure se anche in altre epoche si era verificato. E così Leopardi trova ad esempio una frase detta da Lorenzo Malagotti, uno scienziato romano vissuto nel 1600, alla fine del 600, che nel 1683 scrive: «L'ordine antico delle stagioni par che vada pervertendosi. Qui in Italia è voce comune che di mezzi tempi non vi siano più». Ma va ancora più indietro Leopardi, va all'epoca di Baldassar Castiglione, siamo tra la fine del 400 e l'inizio del 500, e Baldassar Castiglione racconta: «Io credo che ognuno si ricordi d'aver udito da suoi vecchi più volte che le annate sono divenute più fredde che non erano e gli inverni più lunghi, a che al tempo loro già al dì di Pasqua si smettevano i panni del verno e si vestivano quelli della state». Al tempo di Castiglione fu anche cercata dagli scienziati la motivazione di questo cambio repentino dei tempi e infatti racconta Castiglione che gli scienziati dissero che il motivo per cui non c'erano più le mezze stagioni è che era stato effettuato nelle montagne un grande disboscamento, un grande taglio d'alberi e questo appunto aveva cambiato l'ordine del meteo. Lasciando da parte però le spiegazioni scientifiche che non ci competono, logicamente, anche quelle legate ai nostri tempi, da sempre vediamo nella storia che le stagioni si sono alternate in maniera più soft in certi periodi e in maniera più imprevedibile e repentina in altri periodi. A Siena però l'abbiamo avute estati come queste in passato, l'abbiamo avute e logicamente, e vi faccio alcuni esempi. Nel maggio del 1716 i prezzi del grano sono alle stelle perché l'estate precedente non era mai piovuto, quindi la carestia e i raccolti erano a zero e quindi i prezzi del grano salirono. Ci furono anche molte morti perché non c'era più niente da mangiare e soprattutto nelle classi povere si riscontrò appunto una grande moria per questo motivo. Nel settembre del 1724 non piove da 3 mesi, non piove da prima di giugno e si legge nelle cronache: «Il caldo provato è superiore a quanti anni si possa ricordare la memoria degli uomini viventi». Andiamo ancora più indietro, siamo nel 400, 1423. La cronaca del Montauri ci racconta che per il grande caldo si è avuto delle epidemie di malattie che hanno colpito tutta Siena e fino alla Maremma e addirittura nella città di Siena si sono registrate tantissime morti. E quindi è normale avere periodi particolarmente difficili da un punto di vista meteorologico. Il caldo come le piogge, nell'inverno del 1730 piove per 4 mesi di fila e le malattie dovute all'umidità, alle tossi, alle influenze, ai catarri mietono vittime sia negli uomini, sia nelle donne, sia tra i poveri, sia tra i ricchi. Torniamo al 400, ancora alla cronaca del Montauri, 1419. Piove 4 mesi di nuovo continuativamente, piove da agosto a dicembre, esondano i fiumi, si allagano i villaggi, muoiono moltissime persone, non si può seminare nessun tipo di raccolto, l'anno successivo sarà una tragedia e carestia. Eventi ancora più eccezionali, tralasciamo tutte le notizie di cronaca che troviamo di fulmini, tempeste, allagamenti. 2 casi eccezionali, le nevicate. L'11 aprile del 1325 Siena è sommersa dalla neve, ma anche in epoche più recenti. Il 4 maggio del 1740 nevica talmente tanto che per giorni e giorni la città è sommersa dal gelo e dalla brina. Che cosa si fa però nel passato quando il meteo è così avverso e mette così a dura prova i cittadini? Si ricorre alle divinità sia per avere la loro intercessione sia per placare l'eventuale ira.
La siccità del 1724, di cui abbiamo detto, viene affrontata il 9 settembre portando in processione i crocifissi miracolosi di Santa Caterina, del beato Andrea Gallerani, si scopre il Santissimo Sacramento, si fanno processioni, si fanno benedizioni e finalmente, ci racconta il Pecci nel suo giornale sanese, piove. Però dal 9 di settembre piove il 29 settembre, quindi un pochino con comodo le divinità se la sono presa. E così si intercede con la divinità anche dopo la nevicata del 1740 e si legge: per placare l'ira di Dio, quindi i senesi pensavano che qualche divinità ce l'avesse a morte con loro, si espose il sacro chiodo nella chiesa della Santissima Annunziata, si supplicò la Vergine delle Grazie e finalmente il tempo si ristabilì. Oggi non abbiamo divinità a portata di mano per intercedere nei momenti di grave difficoltà o di allerte meteo o di sconvolgimenti climatici. Abbiamo però davvero le applicazioni e i siti meteo che, come è successo anche a me in questo momento, un po' ci condizionano e ci fanno affrontare in una maniera un po' distorta un clima che poi è quello in realtà da sempre. Bisognerebbe infatti chiedersi se il clamore generato dalle troppe informazioni non abbia falsato anche la nostra prospettiva rispetto al clima. Questo perché qualsiasi pioggia estiva, temporale estivo, che appunto diventa magari una bomba d'acqua, rimbalza subito sui social con temi e con frasi eclatanti che comunque rimbombano nelle orecchie e alzano il tono dell'allerta. E così si parla di sconvolgimenti climatici, e così si parla di settimane di bollino rosso, appunto di allerte di tutti i colori che ci inducono addirittura a cambiare la nostra vita, il nostro modo di fare, il nostro agire. Di poche settimane fa la partita che venne, se vi ricordate, annullata a Genova perché era stata data un'allerta meteo di bomba d'acqua. La bomba d'acqua a Genova non ci fu, ma si verificò a Livorno, con tutto quello che di tragico comportò. Quindi non ci sono più le mezze stagioni? Forse vale la pena di chiederci se ci sono mai state nel tempo, e poi anche il tempo viviamolo con un pochino più di leggerezza e di nonchalance. Bene, allora è il momento di Francesco Ricci. Ringraziamo ovviamente Mauro Martellucci e Duccio Balestracci, si alterneranno in questa loro rubrica casalinga con Gatto. E invece Francesco Ricci, il libro della settimana. Buon pomeriggio, il libro della settimana è di un'autrice di origine ligure, ma che dopo aver vissuto a Genova e a Milano si è trasferita nella nostra città e, come spesso accade, della nostra città si è innamorata. L'autrice è Marina Berti, che da pochi giorni ha dato alle stampe, per conto di Betti, I segreti di Villa Esmeralda, Donne allo specchio, che rappresenta tra l'altro il terzo romanzo di Marina Berti, dopo Nel nome di Ionna e anche dopo un romanzo scritto a quattro mani con Vanni e dedicato alla figura di Ettore Bastianini. Ora, I segreti di Villa Esmeralda, Donne allo specchio è un titolo che già suggerisce uno spazio, una cornice, che è rappresentata appunto da Villa Esmeralda, che l'autrice immagina nella zona di Marciano, ed è qui che vive ormai da anni un'anziana scrittrice, una scrittrice di grido, di fama, che però difficilmente incontra il suo pubblico, i suoi lettori, e riesce in ogni caso a entrare in contatto con lei una giovane studentessa di lettere, laureanda, Ginevra, che ha in mente di scrivere... Che non è Ginevra la russa che abbiamo Che preso. Non è Ginevra, no, assolutamente. Vuol fare un lavoro originale e vuole proprio Anche scrivere... Anche Ginevra la russa vuol fare un lavoro originale, eh? Se si butta in politica, Dio. Dovesse buttarsi in politica, è vero, dovesse dar seguito alle sue parole. Ginevra invece vuole
scrivere una tesi sulla vita e sull'opera di Sara, così si chiama questa scrittrice di una certa età. Un po' con fortuna, un po' grazie alla sua tenacia, riesce Ginevra a entrare in contatto con Sara e proprio a Villa Esmeralda si dipana la storia attraverso il racconto che Sara fa alla giovane Ginevra della propria esistenza. D'altra parte, però, a Villa Esmeralda il momento dell'ascolto procede di pari passo con quello del narrare, ed ecco che anche Ginevra ha modo di parlare di sé, di sua madre Edda, la quale ha lasciato l'Africa, è stata adottata in Italia, ha vissuto a Casole e poi si è trasferita a vivere nel quartiere del Petriccio, quartiere popolare multietnico, come scrive Marina Berti. Ecco, credo questo sia uno degli aspetti interessanti del romanzo, vale a dire parlare di Siena, ma di Siena nella nostra epoca, la Siena cioè che deve fare i conti con fenomeni epocali come quello attualmente della migrazione e con tutte le problematiche che ciò comporta a livello di integrazione, di accoglienza, ma anche di paura dell'altro da sé. Fra l'altro, scusa, pochi scrittori, pochi storici si confrontano con la Siena contemporanea. Verissimo. Cioè, è molto ganzo, penso, scrivere di una Siena com'era, della Siena del passato, eccetera. Però la misura della contemporaneità è poco analizzata, a mio parere, e poco raccontata anche, no? Condivido pienamente, Daniele, si parla della Siena che fu, spesso quindi anche con atteggiamento tra la nostalgia e il rimpianto. L'interesse del libro è esattamente questo, di parlare della nostra Siena senza idealizzarla. L'altro aspetto estremamente importante, per cui mi sento di consigliarlo anche ai più giovani, è che la protagonista, Ginevra, è una ragazza che lotta, che combatte, che cerca comunque di dar compimento a quella che è la sua vocazione più autentica, appunto la scrittura. Da questo punto di vista, il testimone che Sara le passa, Sara scrittrice, anche per Ginevra si spalanca una carriera di scrittrice, è anche una testimonianza che la donna più anziana reca alla più giovane. E se ne parlava l'altra volta, credo che sia ciò di cui i nostri giovani abbiano più bisogno, non tante parole quanto una testimonianza concreta, tangibile, di quello che significa vivere e soprattutto cercare di realizzare se stessi. È così, e anche i loro sogni, possibilmente. Grazie al professor Francesco Ricci. Grazie Daniele, ci vediamo alla prossima, settimana. Adesso invece andiamo a incontrare Massimo Bigliorzi dal suo lavoro La TV della Memoria insieme a Senio Sensi, l'orchestra a plettro senese. Bene, e adesso andiamo da Veronica Costa alla redazione di Radio Siena TV per gli aggiornamenti. Sì Daniele, apriamo con la notte dei ricercatori che si è svolta ieri a Siena. Più che una notte è stata una giornata in cui l'Università di Siena è stata protagonista. La festa della ricerca si è aperta al rettorato dell'Università di Siena col PhD Graduation Day in onore dei dottori di ricerca che hanno ricevuto il titolo quest'anno. Presenti all'evento anche i genitori di Giulio Regeni, dottorando tragicamente ucciso in Egitto durante i suoi studi. E poi durante la giornata più di 90 eventi in tutta la città con tantissimi ricercatori. La giornata si è conclusa con il concerto dei Baustelle in Piazza del Campo, una piazza aggremita, applaudito, ballato e cantato fino a notte tarda. Oggi inoltre il sindaco Bruno Valentini ha partecipato all'udienza papale con i sindaci di molte province italiane per parlare di futuro e soprattutto di come affrontare le emergenze ambientali e l'impatto delle migrazioni di massa sulla nostra civiltà. Nel suo profilo Facebook Valentini ha annunciato di aver invitato il Papa a Siena. Scrive infatti: ho stretto la mano di Papa Bergoglio e gli ho detto: sono il sindaco di Siena, la città di Santa Caterina, ed è grande il nostro desiderio di accoglierla fra noi.
Inoltre si conclude oggi a Siena il congresso della Società Italiana di Audiologia e Foniatria, che non si svolgeva nella nostra città da ben 38 anni. L'evento organizzato dal professor Walter Livi ha visto arrivare da Siena, da tutta l'Europa, oltre 900 iscritti, tra luminari, ricercatori e professionisti della materia. Un successo dal punto di vista della ricerca, ma anche per la città. Il turismo congressuale potrebbe essere un'altra importante risorsa per Siena. Chiudiamo inoltre con la contrada dell'Onda. Questa sera cena della festa, cena per la vittoria del Palio del 16 agosto. È tutto pronto in Piazza del Mercato. Giovedì pomeriggio è stato presentato il numero unico linea d'onda. Ieri invece ricevimento delle autorità cittadine. La festa del Rione si svolgerà il 7 ottobre. Ridò a te la linea, grazie Daniele. Bene, è il momento della pagina sport. Fra l'altro irrompe sulla scena sportiva senese la Menzana. Fra l'altro è stato rinnovato l'accordo con Radio Siena TV, anche con il marchetto sulla maglia, e quindi potremo vedere le partite in trasferta della Menzana su Radio Siena TV. E poi c'è il Siena e poi l'Emma Villas, e poi vediamoci i servizi sullo sport senese nel fine settimana. Allenamento pomeridiano ieri per i bianconeri a Colle Valdelsa. La squadra di mister Mignani è tornata ad allenarsi questa mattina sempre a Colle per la seduta di rifinitura a porte chiuse in vista della trasferta di domani contro la Carrarese. In settimana l'attaccante italo-argentino Facundo Lescano ha fatto il punto della situazione. No, penso che il pareggio alla fine sia stato giusto, anche perché abbiamo affrontato una squadra che l'anno scorso comunque ha perso una finale per vincere il campionato. Quest'anno penso che abbia fatto anche una buona squadra per provare a vincerlo, e quindi però noi ci siamo fatti rispettare in casa come al solito e abbiamo provato a vincerla come hanno fatto loro. Alla fine penso che sia stato un risultato giusto. No, sì, sono arrivato a fine del mercato quasi, quindi mi sono ambientato con calma. Le prime partite sono state ottime, perché comunque abbiamo subito fatto dei punti. Come hai detto te, a Pisa comunque era una bella partita, perché era lo stadio pieno, un derby, però sai, sempre in casa è più bello giocarci, e quindi domenica sono stato contento di aver fatto il mio esordio, come hai detto tu, in casa, avendo comunque cercando sempre di dare contributo alla squadra e aver lavorato per loro. Poi andiamo avanti sul lavoro, insomma. Tutto è pronto per l'esordio in campionato della Sound Reef Menzana, impegnata domani pomeriggio alle 18 sul parquet della Junior Casale Monferrato. Per i ragazzi di coach Griccioli non sarà una partita semplice, visto che i piemontesi sono una formazione molto solida ed esperta, che gioca insieme da molti anni sotto la guida di coach Marco Ramondino. I biancoverdi potranno contare sul nuovo acquisto Stefano Borzato, arrivato per sostituire l'infortunato Alessandro Cappelletti, ed anche sul colored Elston Turner, in campo ma non al 100% della forma, dopo l'infortunio subito alcune settimane fa. La squadra sarà seguita a Casale Monferrato da molti tifosi, vogliosi di vedere l'esordio dei biancoverdi nel girone ovest del campionato di Lega 2. In virtù del recente accordo con la nostra emittente, la gara di domani sarà trasmessa in diretta da Siena TV sul canale 90, con ampio pre e post partita. Il match a Casale segnerà anche l'esordio del logo di Radio Siena TV sulle canotte dei giocatori biancoverdi. La Emma Villas Siena torna al lavoro in vista del primo impegno ufficiale della stagione per i senesi. Il team bianco-blu sarà infatti impegnato nel suo primo match di campionato domenica 1 ottobre alle 19.30 alla Spezia, dove affronterà l'Acquafonte Viva Massa. La squadra di coach Bagnoli ha infatti riposato nella prima giornata di campionato, che si è svolta nel fine settimana appena trascorso. Domenica mattina verrà svolta la seduta di rifinitura e di preparazione alla partita nella città ligure. Il match poi si giocherà alle 19.30. Nella prima giornata di campionato, l'Acquafonte Viva Massa è uscita sconfitta per 3-1 nel match disputato a Catania, in una sfida tra due neopromosse. È stata una gara lunga e combattuta, terminata dopo due ore esatte di gioco. I toscani hanno lottato alla pari praticamente in tutti i parziali, che sono terminati 25-18, 25-23, 24-26, 25-21. E adesso una pagina di sport, diremo leggendario, perché è il momento dell'eroica domani, questa bellissima intuizione di Giancarlo Brocci, eroica che partirà da Gaiola in Chianti. Migliaia e migliaia di partecipanti, percorsi molto difficili sulle strade bianche, ma percorsi bellissimi in mezzo alle terre senesi. L'eroica è una pagina di sport bellissimo, di sport vintage, che ci fa riscoprire valori forse dimenticati e forse non facciamo a sufficienza per ritrovarli. L'eroica ci aiuta. Vediamo queste immagini.
immagini bellissime davvero queste dell'Eroica, immagini bellissime, anche queste che vi stiamo mostrando è la Piazza del Campo, ieri il concerto dei Baustelle in Piazza del Campo per la Notte dei Ricercatori, lo vedete, una Piazza del Campo bellissima, piena di gente, piena di giovani, moltissimi studenti, anche questo è l'oro della nostra città, anche la presenza dell'università, anche la presenza umana di tanti giovani che vengono da fuori nella nostra città, presenti in tanti ieri sera a Piazza del Campo, come anche per fortuna tantissimi senesi, è un valore da preservare per la nostra città che vuole cambiare passo nel futuro. Le foto, le immagini che vi abbiamo fatto vedere dimostrano quanta sia stata bella ieri sera Piazza del Campo. E adesso è il momento della nostra cartolina di chiusura con Raffaella Ruscit ed è quindi anche il momento per salutarvi. Grazie a chi ci ha seguito di sabato, torna come sempre di sabato. Avrete sicuramente già commentato con dovizia di particolari e magari con l'ironia tutta senese, tagliente e molto sottile la nomina di Pier Ferdinando Casini alla presidenza della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche. La dimostrazione palese che ormai la sfacciataggine dei politici non ha davvero limiti e probabilmente non ha neanche più tanto pudore. Avrete sicuramente commentato anche le notizie arrivate proprio ieri da Milano, ovvero nel processo che vede imputati per aggiotaggio e falso in bilancio gli ex vertici di Banca MPS Viola e Profumo. La famosa ormai banda dei 200, ovvero di tutti gli azionisti, ex azionisti, piccoli risparmiatori che sono stati accolti come parte civile nel processo proprio contro i due ex vertici della banca. A ricordare gli incitamenti e la grande fiducia che Siena, le sue istituzioni in particolar modo, avevano nei confronti di questi due personaggi, beh, insomma, verrebbe anche un po' da ridere a leggerli adesso se non ci fosse da piangere, ma di bravi sono stati bravi sicuramente sia Profumo che Viola, se li troviamo oggi per esempio Viola a fare il commissario delle banche venete e Profumo addirittura amministratore delegato di Leonardo, ovvero ex Finmeccanica. Del resto bravi come è stato bravo Pier Ferdinando Casini a meritare questo delicato ruolo di presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta, bravo come è stato anche Mario Draghi che dopo aver molto ben vigilato sull'acquisizione Antonveneta si è trovato poi a fare il presidente della BCE, insomma sembra di vivere nel paese delle meraviglie di Alice in cui tutto accade un po' al contrario, seguendo una logica che non appare proprio chiara a una prima analisi, più o meno come quello che abbiamo visto accadere in questi mesi alle scotte, dove mancando infermieri, mancando medici, mancando primari, si fanno delle ultime assunzioni, ultime insomma ormai già da qualche mese, delle assunzioni che invece hanno a che fare esclusivamente con il settore amministrativo. Assunzioni che hanno anche un bel costo per l'azienda ospedaliera, infermieri ma solo in ruoli dirigenziali, ingegneri, insomma niente camici bianchi per i pazienti delle scotte, ma persone sedute dietro la scrivania. Del resto, e questo bisogna dirlo, i posti letto delle scotte sono stati parecchio ridotti negli ultimi anni. Il personale medico manca comunque, assente, però
c'è da dire che mancano anche i posti letto, a dimostrazione forse che un occhio in più sull'ospedale di Siena andrebbe posto. E proprio di sanità parleremo nella prima puntata della Tela del Ragno, vittime della burocrazia e del sistema. Una serie di trasmissioni, questa sarà la prima, io condurrò su questa emittente a partire dal 6 di ottobre, perché conoscere in queste circostanze e in questa vita è sicuramente utile per potersi difendere e magari anche per cambiare rotta.